sai, in questo periodo c'è qualcuno che potrebbe intenderla in modo diverso. Infine voglio dire che una cosa a Lele Adani, che molti conoscono, giocatore di pallone, ex giocatore di pallone, commentatore sportivo, insomma quel cazzo che volete, signor Lele Adani, che siamo con lui, ci identifichiamo in Lele Adani, e tutti noi della Zanzara ci identifichiamo con Lele Adani, no. Il quale ha utilizzato la Coppa Italia vinta con la Fiorentina, l'ha rubata, sottratta una sera, così ha confessato, ma abbiamo anche l'audio, dopo ve lo facciamo sentire, l'ha utilizzata per dei giochi erotici e il giorno dopo l'ha riportata dove doveva stare. Stupendo. Mamma poi mia. La domanda è: con la Coppa Italia che cazzo di giochi erotici vuoi fare? Cazzo, la Coppa Italia è una cosa enorme, è una roba enorme, che cazzo ci vuoi fare? Ma che ci vuoi fare? Ma come? Ma che ci vuoi fare con la Coppa Italia? Adesso entriamo nel dettaglio più avanti di cosa si possono, di cosa si può fare con i trofei sportivi. Con l'Oscar si può fare qualcosa, per esempio. Con l'Oscar sì. Con una medaglia, ma le medaglie è complesso, non lo dico a caso. Però con una medaglia, però è piccola roba la medaglia, no? Ma con che cazzo puoi, che ci devi fare con la Coppa Italia? Da Roma, David Parenzo. Buonasera. No, io dico che ancora una volta, insomma, bisogna cominciare a capire chi è la dottoressa Boccia e aprire. La Boccia finisce. Non c'entra niente, finisce. Vi faccio ascoltare però il, ho già detto ieri, il top del top, sì. Che è Lele Adani e la Coppa Italia. Sì. Lele Adani e la Coppa Italia è un audio però che è brutto, è bisogna... volgare. No, non è volgare. Ma che volgare? Ma è il numero uno, Adani. Lui... Ha detto una cosa da numero uno assoluto. Adani... Ha raccontato una verità. Beh, però... Io non riesco a capire cosa si possa fare, alcuni me l'hanno detto, con la Coppa Italia. Voi potete immaginare cosa si può fare sessualmente con la Coppa Italia. Inaudita. E no, lui ha detto che ha preso la Coppa Italia in ostaggio per una notte e l'ha usata sessualmente per fare giochi con delle donne. Molto semplice. Mi sembra una grande porcheria anche da far ascoltare. Diglielo a Dani, hai detto una porcheria. È una fascia protetta. Ma non c'è il protetta. Dettaglio, non c'è il dettaglio. Ha detto che ha utilizzato la Coppa anche Italia. L'idea, immaginate cosa può aver fatto con la Coppa Italia. Io francamente non riesco ad arrivarci. Posso immaginare qualcosa, come dire, che riguarda il recipiente Coppa Italia. Ecco, il recipiente, è così bene, una cosa metafora. Vai, regina. Mamma mia. Dopo la cena, quella coppa sparì. Dov'era quella coppa? Quella supercoppa? Non si sapeva dov'era. Ebbene, quella coppa tornò nello spogliatoio il pomeriggio dopo, perché venne a casa mia e fu testimone di una notte di fuoco con una ragazza. Perché praticamente quella coppa era l'oggetto del desiderio di tutta Firenze. E io la rubai dalla cena, la portai a casa mia. E la coppa rimase tra me e questa ragazza e fu praticamente testimone e strumento di giochi erotici. Ma non bisogna vergognarsi. Ma sei sempre d'accordo che sei sempre un adagnano? Dai, su, Carlo, perché quello si poteva fare un tempo. Si apre l'arena, serrati i ranghi, Parenzo, devi combattere! Salone Nautico a Genova dal 19 al 24 settembre. Biglietti su Salone Nautico. No, non vengano osservati, non vengano. Però scusa, secondo te Adani, tu che sei tifoso della Fiorentina, immagino sei messo a ridere durante la tua la Coppa Italia, che è pure tua, sequestrata per una notte. Devo dire la verità, mi è piaciuto. Io adoro Adani, mi piace come. Ti è piaciuta l'idea storia, che la Coppa facciamo Italia... calcio, mi è piaciuto molto. E che ci ha fatto secondo te? Che se può fare la Coppa Italia, cosa enorme. Con la Coppa Italia secondo me niente, al massimo liquidi inserimento di inserimento. Non vedo altro. Grazie Nicola Mondaini, grazie a voi. Grazie.